L'Aquila si prepara all'arrivo il 17 maggio della tappa del Giro d'Italia e la città già si è colorata di rosa con il colore simbolo del Giro che ha illuminato alcuni monumenti cittadini. La fontana luminosa che resterà accesa di rosa sino al 17 maggio, compatibilmente con i cambi cromatici previsti per le celebrazioni istituzionali. E lo splendido colonnato dell'emiciclo, il colonnato del Palazzo del Governo regionale, di recente restituito alla città dopo un bellissimo restauro. In realtà, l'emiciclo ha già fatto bella mostra di sé sulle prime pagine di tutti i quotidiani sportivi, come Gazzetta dello Sport e Corriere, ed è stato selezionato tra le 10 foto più rappresentative del Giro d'Italia. Il palazzo dell'emiciclo, al calar della sera, si è tinto di rosa, simbolo dell'aquila della tappa. La foto di Palazzo dell'Emiciclo è già stata inserita nella gallery sul sito ufficiale del Giro d'Italia. Tra l'altro, il palazzo sarà pure il quartier generale della tappa aquilana, scelto da RCS. L'accensione rosa di Palazzo dell'Emiciclo e della Fontana Luminosa, ha commentato l'assessore allo sport del Comune dell'Aquila Vittorio Fabrizi, è una grande emozione che testimonia l'avvicinamento alla tappa e il riconoscimento del lavoro del Comune e del Comitato per la riuscita di questo importantissimo appuntamento sportivo e sociale. La presenza del più grande evento ciclistico italiano nel capoluogo di regione, con le telecamere di Rai International e Rai Sport, dà la giusta ribalta mondiale all'Aquila e alla sua popolazione, nell'anno del decennale del terremoto, ha concluso Fabrizi. Tra l'altro ci saranno tantissime iniziative che accompagneranno il popolo aquilano verso la data del 17 maggio con l'evento clou.